Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e bentornati con i focus on sulle nuovi numeri 1 delle testate della nuovissima Marvel, il nuovo starting point a seguito di Secret Wars. Dopo aver parlato delle diverse testate vendicative, oggi, questa settimana, cominciamo col parlare di alcune testate ragnese. Cominciamo proprio con quella che è la testata di punta dell'universo dell'Uomo Ragno. Sto parlando chiaramente di The Amazing Spider-Man, al solito prezzo di 3,50€, sempre quindicinale, sempre per, chiaramente, Panini Comics. Allora, si è fatto tanto parlare di questa testata perché, come si può benissimo vedere dalle copertine, che tra l'altro sono sempre di Alex Ross che disegna non solo queste ma anche quelle dei nuovissimi Avengers, appunto c'è un nuovo status quo per il nostro Peter Parker, sia per il nostro Spider-Man, in quanto Peter ha aperto una vera e propria azienda a livello globale, il Parker Industries, che si stanno proprio espandendo in tutto il mondo grazie a questa invenzione, questo webware, che è fondamentalmente un sistema elettronico che consente di collegare tutte le persone nel mondo in qualsiasi momento. Quindi è un oggetto rivoluzionario e di grandissima importanza, che attira le attenzioni di un gruppo di supercriminali, ovvero lo Zodiac, un po' pezzotti, che però appunto si interessano a questo oggetto per qualche scopo criminoso. E per quanto riguarda Spider-Man invece, appunto, per citare Slott, il suo quartiere è diventato veramente molto grande da proteggere, per questo ha bisogno di collaboratori e attrezzatura. Infatti da qui vediamo l'assunzione di Prowler, che non solo fa praticamente da finta guardia del corpo a Peter impersonando Spidey, ma impersona proprio Prowler e fa la da spalla un po' a Peter insieme ad altri personaggi come Mimo, per appunto aiutare Peter nella gestione di questo suo nuovo enorme quartiere. Peter che si avvale appunto di tutta una serie di nuove tecnologie, come ad esempio si è visto in questo primo numero degli spararagnatele praticamente funzionali, cioè ogni ragnatela ha un diverso utilizzo a seconda delle necessità, oppure della tantissimo chiacchierata e criticata Spider-Mobile, che anche a me, diciamo, vederla in azione non ha proprio convinto moltissimo. Devo dire che non voglio partire molto prevenuto, però non mi ha entusiasmato moltissimo solo questi primi due numeri, perché io sono molto legato a una chiave più urbana, a una chiave più appunto cittadina del personaggio. Non mi piace vedere Spider-Man combattere contro gruppi di supercriminali. Sono sempre stato abituato, e lo apprezzo di più, a vederlo combattere contro, che so, i suoi cattivi più classici, diciamo. Però chiaramente non si può leggere sempre le stesse cose, bisogna saper, diciamo, come dire, apprezzare, comunque digerire anche un altro tipo di letture. Appunto per questo non voglio partire prevenuto, voglio dare un'opportunità a questa storia, quindi vedremo sicuramente come si svilupperà nei prossimi numeri. Le matite di questa storia, ad aiutare il nostro Dan Slott, c'è uno dei nostri più grandi orgogli italiani al momento in Marvel. Sto parlando chiaramente di Giuseppe Camuncoli, che ho avuto modo di conoscere anche personalmente, ed è una persona veramente squisita. E appunto qui lo vediamo all'opera, già io ho imparato ad apprezzarlo sempre sul ragno, e devo dire che mi piace molto. Ha un tratto molto preciso, netto, forse non tanto dinamico, perché appunto un po' di dinamicità, ma è veramente di grande impatto. Ci sono un paio di tavole con il nostro Spidey che si libra per la città, che sono veramente veramente molto belle. Soprattutto una di quelle cose che mi fa impazzire di Camuncoli è quando fa i primi piani sugli occhi, veramente sono fantastici. Parlando invece di quello che è il menu delle testate dell'Uomo Ragno, qui c'è da fare un piccolo appunto, perché veramente è saltata fuori un numero mostruoso, veramente eccessivo, di testate legate appunto al personaggio di Spider-Man. In questo primo numero abbiamo 2000, vabbè, chiaramente il numero 1 di The Amazing Spider-Man, 2099 sempre Amazing Spider-Man, no, chiaramente non sono questi, ma abbiamo dentro Spider-Woman, appunto già citato Spider-Man 2099, c'è Web Warriors, uscirà lo Spider-Man Miles Morales di Bendis e della Pichelli, Spider-Gwen, Spider-Woman, insomma ce ne sono veramente, Silk, ce ne sono veramente veramente troppe di testate sull'Uomo Ragno. Cioè spero che non me le ficchino tutte qua dentro, perché sinceramente non mi va molto di leggere appunto tutte queste storie di cui non mi interessa più di tanto.
leggere. L'unica che forse mi è piaciuta un pochino di più rispetto alle altre è Spider-Man 2099, che sembra molto carina, scritta da Peter David, quindi insomma uno che ha creato questo tipo di questo personaggio e che quindi sa benissimo in che direzione vuole mandarlo e come gestirlo. Quindi sono molto dubbioso sulla quantità estrema di testate appunto dedicate a Spider-Man, però sicuramente nel corso dei mesi a venire, quando ne avremo lette di più, potremo sicuramente parlarne in maniera più concreta e più diciamo oggettiva. Quindi The Amazing Spider-Man, promosso bocciato, diciamo che per ora è in un limbo. Il primo numero è stato carino da leggere, chiaramente non pensate che continuerò perché sono particolarmente legato a Spider-Man e appunto voglio vedere dove va a parare questa storia, però per ora diciamo che è non è un'insufficienza chiaramente, però è in un limbo, diciamo un po', vedremo sicuramente appunto come si svilupperà nei prossimi mesi. Noi ci vediamo domani, dove parliamo di un'altra testata ragnesca, una testata ragnesca un pochino più particolare, che forse mi è piaciuta di più perché aspettavo da più tempo, appunto sempre dedicata a Spider-Man. Sto chiaramente parlando di Spidey e appunto vi rimando a domani per il video appunto alla testata dedicato. Ciao belli!